Salve a tutti, oggi torniamo qua su eFootball 2022 dopo diverso tempo. Sì, perché è uscita la versione 1.0, la prima versione ufficiale. Andiamo a vedere insieme le novità. Ti diamo il benvenuto. Ok, sono contentissimo di questo benvenuto, ma adesso che si fa? Ah, questo è una specie di allenamento. No, forse ho sbagliato. Ah, perché ancora ci sono i comandi classici. Io sono abituato con quadrato cross e cerchio tiro. Ok, allora. E infatti quadrato è tiro. Ok. Vabbè, io vorrei interrompere l'allenamento, se possibile. Si può. Interrompi allenamento un attimo, giusto per vedere le altre cose che più al momento mi interessano. Ho letto e accetto. Ho confermato, solite cose, privacy e così via. E comunque già dal primo allenamento che ho fatto con voi poco fa ho già visto delle migliorie. Poi vorrei vedere se sono confermate nella partita, però di base ho visto qualche miglioria rispetto al passato. Devo dire di sì, devo dire di sì. Però ora vorrei andare a vedere un po' il gioco, se mi è concesso. Mi è concesso? Vabbè, il video introduttivo non mi interessa particolarmente. Crea la tua squadra dei sogni. Seleziona la squadra base. Beh, io essendo juventino non posso che scegliere la Juventus. Allora, nome squadra Juventus. Ah, vabbè, posso modificare quando voglio. Al momento andiamo così. Andiamo un po' spediti, giusto per vedere le varie cose, perché questa dovrebbe essere la nuova modalità. Una nuova modalità di questo aggiornamento. Sviluppa la squadra dei sogni in un vero Dream Team e sfida i tuoi avversari. Bonus accesso, bonus primo accesso. Ma quanta roba ho? Ma ho un sacco di cose. Vabbè, ho capito. Ho capito. Posso farlo? Posso aprire? Vabbè, le notizie non ci interessano. Sì, tutte come lette. Alla faccia. Quanti punti ho? Vabbè, io volentieri, eh. Sono molto contento di questi punti regalati. Per carità. Che poi sono tutti PlayStation Plus bonus, insomma, la maggior parte. Ingaggia un giocatore. Allora, lista giocatori speciali. È gratis il primo. Vabbè, dai. Vediamo un po' cosa mi ingaggia. Cosa mi trova? Forlan. La leggenda Forlan.
Vabbè, pensavo leggermente meglio, devo essere sincero. 85, dai, va bene, va bene. 85 può andar bene. Può andar bene. Ok, allora. Lista giocatori. Ah, li puoi comprare così? Senza... come ti pare? Va bene. Io Dybala me lo prendo. Io amo Dybala, lo prendo subito. Io pensavo ci fossero tipo i pacchetti. Come era su My Team, se non sbaglio, nel vecchio PES. Invece l'ha cambiata questa cosa, a quanto pare. Anche gli allenatori si possono comprare così. Beh, beh, Allegri. Allegri non si può non comprare. Oh, Mister Allegri è nostro. Ma domanda. Abbiamo una squadra base? Oppure no? Giusto per, eh? Ah, ma c'ho dei giocatori base. Diciamo un po' scarsi, leggermente, ma... Allora, squadra. Ma è chiaro che prendo Forlani e Dybala. Questo schema può andare bene, no? Non... Beh, cambia allenatore sicuramente sì, conferma. Mancherebbe. Io userei una molto offensivo. Beh, questa non mi dispiace come schema, eh. Ah, si può usare anche se gioco di squadra. Possesso palla. Offensivo. Ah, si possono fare un sacco di cose. Bella questa cosa. Ma Dybala non si può mettere come trequartista, scusate, mo, eh. Dybala trequartista. Ci può stare bene. Ci servono diversi giocatori, ci servono, sì. Assolutamente sì. Tipo se questo io volessi svincolarlo. Non ci interessa più di tanto. Ok. Quindi non ci sono i pacchetti come era sul vecchio PES. Ho capito. Ho capito. Vabbè, a sto punto andiamo a comprare altri giocatori. Si può ordinare per, anzi, filtro, prezzo, visto che devo fare una squadra abbastanza completa e ho 170, farei al massimo da 10.000 a 50.000. Cioè, Arturo Vidal, che non mi dispiace, compriamo Arturo Vidal, assolutamente, non è malaccio. Un ritorno di Vidal alla Juventus. Devo dire che questa modalità è veramente, veramente figa. Sì. Beh, Perin come portiere per iniziare ci può stare. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Poi. Poi che chi abbiamo qua? Ai ai ai. C'è un po' di... Com'è sto Everton? È poco veloce, non mi piace tanto. No, il Berna mi dispiace, ma... Atebor. Beh, Calabria mi piace tanto anche nella realtà.
come ragazzo, molto, molto forte secondo me Calabria, molto sottovalutato, ecco, mettiamola così. Ok. Poi Milenkovic, molto forte Milenkovic ragazzi, molto forte. Mi sa che abbiamo finito i soldi, eh. Mi è rimasto 11.000. A questo punto l'unica cosa da fare è questa. Vediamo se troviamo qualcosa di decente, anche se non credo. No, Fabregas! Lui lo voglio assolutamente. So che ora è un po' una pippa, un po' invecchiato, però di base è sempre Fabregas. Su, ragazzi, non si può, non si può far finta di niente. Bene, abbiamo finito i soldi. Basta, finish. Zero soldi. Schema di gioco. Dove sono le riserve? Ma non mi ha messo Fabregas, perché? Non ti piace Fabregas? Allora, Fabregas, ecco. Mettiamolo qui come mediano. Ma si può tipo modificare la posizione di Fabregas come... Ecco. Facciamo una roba del genere, via. Poi la mia squadra si può allenare. Io allenerei Fabregas, che è più scarso. Aumenti di livello. Vabbè, così arrivo già al massimo. Fatemi capire. Oh. Ma non è cambiato niente. Cos'è cambiato? Nada. Non ho capito gli allenamenti, sinceramente, eh. Se posso dirlo. Qualcuno che sia esperto, magari mi aiuta a capire cosa possono servire. Perché nei vecchi, se non ricordo male, aumentavano di overall anche. Ricordo questa cosa io. E sono sicuro che sia che era proprio così all'epoca. Non so cosa sia potuto cambiare nel frattempo, però. Però vabbè. Aumento di livello anche a lui. Ok. Beh, abbiamo allenato un po' i giocatori. Ah, puoi cambiare anche visuale. Cos'è 80? Quindi cos'è che io ho migliorato del giocatore? Progresso. Ah, si può migliorare così, si può migliorare. Ma che dici, veramente? No, vabbè, che figata questa. Questa è veramente molto molto figa. Miglioro un po' tutto io. Tranne difesa che... Dicendoci la verità, difesa non serve. Quindi usando i punti 84. Ah, ecco, vedete che si può migliorare. Si può migliorare, però... è cambiato perché comunque ora è diverso. Hai capito? Non... Questo miglioro in fase difensiva un botto.
che sarà una bestia difensiva Milenkovic. 86, ragazzi. 86. Calabria. Però veramente bella questa cosa, eh. Tiro, lui ce l'ha abbastanza buono. Passaggio abbastanza buono. Difesa. Avanziamo abbastanza. Facciamo così. Ok, direi che l'ho migliorato abbastanza, eh. 87, la faccia. Arturo Vidal invece. Tiro. Passaggio. Dribbling poco. Destrezza abbastanza. Difesa un po'. Ok, direi che ci può stare. 86. Oh, vedete che adesso la squadra sta un po' iniziando a carburare. In un qualche modo. Oh, mi fa veramente piacere. Comunque, questa modalità è fatta abbastanza bene, devo essere sincero, eh. Sì, è gioco di squadra. Sì, è più per il contropiede veloce la squadra, in effetti, mi sa, eh. Stavo guardando un attimo. Allora. Ancora. Cosa devo fare ora? Regola di livello, stile di gioco. Cioè? Non ho capito, senti. Io andrei a una partita, sinceramente. Si può? Vorrei provare una partita. Allora, partita veloce online, eventi, campionato non c'è ancora, al momento, eventi, vediamo che eventi ci sono. Evento sfida, ok, entra. Vediamo anche quanto è veloce a trovare l'avversario, che potrebbe essere interessante vedere anche questa cosa. Vabbè, facciamo il primo, che è l'unico sbloccato, d'altronde, quindi... Non è che ci sia molto, molto da fare. Schema di gioco. Direi che va bene, abbastanza. Ci siamo. Vediamo quanto ci mette. Vediamo quanto ci mette. Cronometriamo. Siamo a 10 secondi ormai. Quasi 20 secondi. Non c'è nessuno. Però è strano che non ci sia nessuno, perché mo è uscita la patch nuova. 30 secondi. Un po' ci mette. No, vabbè, 30 secondi ci ha messo. 30 secondi. Ci può stare, ci può stare. Niente di così. Niente di così incredibile, ecco, in maniera negativa. Comunque al momento il gioco è... cavo il mio microfono da gioco, se mai che si senta qualcosa. Dicevo, comunque il gioco al momento, almeno nella modalità questa qui Dream Team, mi sta piacendo. Potrei portarci qualche altro episodio, potrebbe essere interessante. Adesso vediamo i gameplay, che è la cosa più importante, visto come era messo all'epoca. Però già da come si è messo il gioco sembrerebbe che ci abbiano lavorato tanto. Ci hanno sicuramente lavorato tanto. E sono contento perché era messo troppo male all'epoca. Troppo male, troppo. Veramente troppo. Un caloroso saluto a tutti gli appassionati di sport che ci seguono da casa e ben ritrovati in quella Ci che è la siamo. capitale di questa competizione. Lui è Dopo più milanista, tempo di io amichevoli sono prestagionali e juventino, dopo aver lo terminato il scontro è rodaggio per importante, scovarsi di dosso la quindi... rugine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a Vabbè, giocare sì, in non mi Benevento. interessa, Una non mi vittoria oggi sarebbe interessa. importante per partire con il Voglio piede giocare giusto io, e dare imparare io all'Inter da un solo. buon motivo per tornare a casa soddisfatti. Allora, Aspettavano un graficamente altro non mi europeo di livello sembra... eccezionale. Il loro Sto supporto è grandissimo indispensabile al calcio livello. italiano. Non
viene mai meno. Non male, però neanche così incredibile. La partita è già cominciata. Gioca una palla lunga. Ecco, mi pare di vedere che la fase difensiva sia leggermente migliorata. Leggermente, eh. Bravo Fabregas. Anche i passaggi. No, però, ragazzi, continuano ad esserci ancora un po' di problemi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale di base. Però sicuramente il gioco è migliorato rispetto all'epoca. Beh, si parte bene. Si parte molto bene. Ha fatto gol neanche un giocatore che ho comprato, ma non so bene nemmeno chi. Però un attimo, scusate, elenco dei comandi. Io devo assolutamente cambiare. Si può cambiare. Volevo cambiare un attimo i comandi io. Si può? Allora, alternativa. Ok. Oh, mi trovo meglio, mi trovo molto meglio con l'alternativa io. Perché infatti prima con Dybala ho fatto gol con quell'assist, però in realtà volevo tirare in porta. Ayar. No, no, mannaggia, gol mangiato. Gol mangiato. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Dybala. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio. Beh, beh, beh. Caro Forlan, non male. Non male. Ma che fa? Cosa fa? Il momento tanto atteso è arrivato. Fanno cose strane. Cioè, fa cose strane sto tizio. Fa cose molto strane. Beh, 2-0 con assoluta facilità, devo dire. Sì, comunque hanno migliorato di molto la fase difensiva. Finalmente. È una cosa che mi mandava veramente in cortocircuito. L'hanno migliorata. Vabbè, lui adesso non sta giocando bene, però di base il gioco mi sembra molto meglio rispetto alla sua release originale dell'epoca, che era qualcosa di scandaloso, e fargli un complimento. Ora almeno quantomeno è giocabile. Quasi divertente. C'è ancora tanto da migliorare, C'è ancora tanto da migliorare. Però già che comunque gameplay è migliorato, poi questa nuova modalità Dream Team è veramente figa, già è un bel punto a favore. Dai ragazzi, dai che si può fare. Fallo. Vabbè, vantaggio. Ecco Dybala. Tiene palla con un bel gesto tecnico. No, perché ti sei fatto fregare in quel modo, becero? Bravo Milenkovic. Fortissimo comunque Milenkovic, è potenziato. No, volevo fare la finta. L'ha fatta la finta, ma troppo in... Se è troppo angulata. Allungata, volevo dire. Angulata. Che è? Come parlo? Bravo Frank. Sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Magari avrebbe no, grave errore. L'azione è sfumata così. Ma c'è Vidal. C'è Vidal. Però. Ben Yedder. Si dorme qui. Fallo. Oh, è fallo. Vabbè. Sarebbe fallo comunque, non vorrei dire, ma. Sarebbe leggermente fallo. Gian Lucas. Milenkovic. Vai Forlan. Dybala. Per Forlan che
Non so dove stia tirando. Mamma mia, che bruttezza rara questo tiro. Mamma mia, è stato brutto questo tiro. Ma perché fa così lui? Vabbè, Forlan dorme. Però lui ha un problema grave nell'uscita col portiere. Molto grave, molto grave. No, vabbè, cosa ha preso? Cosa ha preso il suo portiere? Cosa ha preso il suo portiere, ragazzi? Ha colpito benissimo la palla. Fosse stato un Dybala. Po' preciso, sarebbe entrata. Oh, bene, sono contento. 3-0, ancora Forlan che segna. Potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Vabbè. C'è stata una deviazione chiarissima. Stiamo dominando la partita. Io sono molto contento. No, Milenkovic, dove vai? Vabbè. Non c'è il fallo di mano, vero? Mi sa che non c'è. Non l'hanno ancora introdotto in eFootball. Forse non lo introdurranno mai. Perché se deve essere come su FIFA, guarda, è meglio non introdurlo. Vabbè, c'è Perin. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Però sbaglia Perin. Non è troppo lontano, cerca il tiro. Fuori. Finalizzazione decisamente infelice. Beh, sul 3-0 sono abbastanza tranquillo io. Modo di sfogare la frustrazione, oppure non hanno veramente. Questo errore potrebbe essergli fatale. Una cosa che dovrebbero fare, secondo me, è velocizzare il passaggio. È troppo pesante, troppo lento. Si fa fatica a costruire azioni decenti quasi. Poi magari è una questione di abitudine, può anche essere, però mi sembra giocatori abbastanza lentini. Sta laggando tantissimo, sta laggando benissimo. Perché lagga così tanto? Beh, ora che lui ha la palla ha smesso di laggare, grazie. E invece no, ancora lagga. Vabbè, noi abbiamo una difesa che è impenetrabile. Forse. Grande prova di forza. Vabbè. Comunque la nostra difesa non è male, eh. Sta giocando molto bene. Sono molto felice della nostra difesa. Cosa fa? Boh, sta giocando veramente male comunque lui, eh. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche beh, direi che sul 3-0 siamo abbastanza tranquilli. Stiamo giocando bene, quindi la vittoria bene o male è in pugno. Bravo Forlan. No! Mannaggia. Partita a senso unico. Vedremo se sapranno tenere nel secondo tempo. E iniziano i secondi 45 minuti. Ce la faremo? Bravissimo, non so chi sia, però bravissimo comunque. Ancora lui. Ah! Il biondino. Vabbè, abbiamo rischiato di subire gol, eh. Detta sinceramente, guarda che ora la passa di vicino, eh. Invece no. Faccio caso che ha capito che forse è meglio crossare in quel modo classico. Bravissimo. No, Ayar. Vabbè. Anch'io cosa pretendo da Ayar poi? Devo capirlo. Che è successo? Giallo per João Pedro, per cosa? Non si è capito? Non si capirà perché non ce l'ha fatto vedere. Che replay è? Che brutto replay. Bravissimo. Ayar. E tira sta palla. Ayar, cosa sta facendo il portiere? Cosa fa il portiere? Mamma mia, Ayar, però. È troppo lento, amico mio. C'è Milenkovic, però. Cosa fa? Non si sa, però passa la palla lo stesso. Mamma mia, come stiamo giocando male in questo secondo tempo, eh. Vabbè, un falletto.
Ci può stare il falletto, ci può stare, su. Non mi pareva così grave, così gravoso. Mi stava per entrare. Per un attimo ho avuto paura, eh. Per un attimo sì. Questo è il passaggio sensazionale. Polentino. Perché di Fabregas? Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Bravissimi. Prova a tirare Calabria. profonda nello Dybala. spazio. Vabbè, Dybala. giocano troppo lenti i ragazzi però, eh. Fatemelo dire. Palla nostra. Dunque, rimessa laterale. Ecco Dybala. Ma porca. João Pedro. Nostra, nostra. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Diciamo che costruire l'azione non è facile. Secondo me il gameplay andrebbe ancora migliorato un bel po'. Un passo in avanti, eh. Però da qui a... ad Non ha avuto essere fortuna ancora, con i come dire, suoi giocatori in essere ancora profondità. come una Ha avuto volta, dei ce ne passaggi passa. giusta Ce ne e passa manca la tanta. sensibilità Ma ho nell'esecuzione di fiducia, questo perché se tecnico. questo mi passa in avanti, ho Osserva. fiducia in questo progetto. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà Ci vuole propriamente tempo, contento. ma secondo me Continua l'azione, la riconquista. Libera il compagno meravigliosamente. tornerà. PES, tornerà. Gianlucas. E trova il compagno. Chance per No, Dybala. fuori di poco. Aveva spazio davanti alla Il porta, vecchio grande occasione per Avsar, l'Inter. Era o proprio come lì, si chiama? davanti alla porta. Non lo Ha sa neanche lui perso le come si chiama, occasioni. però vabbè. Neanche sua madre lo sa come si chiama. No, Forlan. Si fa superare in malo modo. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Forlan. Verticalizza. I filtranti Dybala alti sono punta. abbastanza OP. Devo dire che Sceglie di andare difficilmente per si vie sbaglia. verticali. Calabria. Palla al centro. No, Incolla. Forlan di poco. Ha potuto Ma quanto è concludere da uscita? posizione Di ideale. un Non ha pensato per centimetro. niente lucido qui. Non voglio Aveva neanche l'occasione vederla, doveva non voglio. assolutamente Sono andare rimasto dietro, ma lui malissimo. non ci è riuscito. Ah. Cesc Fabregas. Dove va? Cosa stanno facendo in due? João Pedro. Ci prova con un pallone profondo. Movimento brillante alle spalle della difesa. Bravissimo, Zico. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Bravissimo, Libera per Milenkovic. l'avversario. Bravissimo, mi... Quanto è forte Milenkovic comunque. Qui può partire il contropiede. Milenkovic, ancora Apre le lui. vie verticali. Si è inserito alle spalle del marcatore. Segna No, ora. Dybala. Ottima accelerazione sulla sinistra. Avrebbe potuto Bravi. sfruttare questa azione. Non impensierisce la difesa. Tentativo di allungare il gioco. Cosa fa Forlan? Forlan No, prova la di testa. poco. Non Nulla da riusciamo a fare il fare. Buon 4-0 pallone, comunque. ma non è riuscito a trovare Non si fondo. riesce proprio, è una roba fuori di testa, non si segna. Sapevo che andava lì, so che non riuscivo a selezionare il Cesc giocatore. Fabregas. Allarga il gioco con pallone a sinistra. E Dove vai? È fuori. si Amico ripartirà con mio, è una fuori. semplice rimessa in gioco. Paolo Dybala. Bella. Bellissimo. Forlan. Ha la possibilità di andare dietro la porta. Bella palla, No. deve approfittarne. Cosa fanno? Cosa stanno facendo? Niente, ma che rincoglioniti. Che banda di rincoglioniti. Ecco, su queste cose ancora si deve migliorare tanto, eh. Su queste cose sì. Two added minutes has been indicated. João Assolutamente sì. Pedro e passa. Non ci siamo ancora. Cesc Fabregas.
Vai Dybala. Ma Dybala, cosa aspetti? Ci ho messo mezz'ora a stopparla. Se l'è allungata di 20 metri. Vabbè, comunque. Abbiamo vinto e questo era l'importante, portare a casa la vittoria. Che dire? Allora, sono tutti aumentati. No, Alzar, vabbè. Poi ci penseremo. Cosa abbiamo vinto però? Devo riscattare i premi? Dove sono i premi? Nella posta? Posso vedere? Ah, scuse dell'amministratore, 50.000 GP. Ma voi scusatevi che io prendo su. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. E niente ragazzi, che dire? Che dire? Che è successo qui? Vabbè, non ci interessa al momento, posso non interessarmi? E niente, ragazzi, se volete altri video, volentieri. Sembra veramente bella questa modalità Dream Team. Mi sta piacendo. Cos'è autentica? Domanda. Ah, è quella offline. Ok. Il gioco è migliorato sotto alcuni aspetti, per esempio sui passaggi, sulla precisione. Però deve migliorare ancora tanto, ma tantissimo. Come avrete visto, è veramente un gioco da rifinire ancora tanto. Tanto. Ragazzi, è tutto, vi ricordo i link in descrizione per supportare il canale, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!